Buongiorno, sono Andrea Quartini, Consiglio regionale toscano, Movimento 5 Stelle. Oggi parliamo di condividere una proposta di legge su questa piattaforma, appunto l'EX, che va a cercare di aiutare a risolvere un po' di problemi ai soggetti affetti da handicap grave, per garantire loro un sistema di aiuto reale rispetto alla possibilità della garanzia del mantenimento del loro diritto di cittadinanza. Vi voglio leggere a tal proposito due articoli della Costituzione, l'articolo 2 e l'articolo 3, che rendono ben conto dell'importanza di questa ipotesi di proposta di legge che stiamo facendo. L'articolo 2 recita, l'articolo 2 della nostra Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo è un articolo straordinario, perché mette al primo posto la solidarietà politica, economica e sociale come dovere inderogabile della Repubblica e del sistema che adesso si rifà, cioè il sistema Stato. Quindi la solidarietà come principio e come dovere straordinario che tiene insieme questo Stato. L'articolo 3 invece recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Vedete, sono due articoli che valorizzano le differenze, valorizzano le capacità di uno Stato di essere solidale, sul serio, e di essere capace di rendere tutti in condizione di valorizzare la propria personalità, cercando di eliminare tutte le diseguaglianze economiche e sociali. È una cosa straordinaria la nostra Costituzione. Se noi pensiamo ai soggetti affetti da disabilità grave, vedete che in questo contesto il renderli autonomi, autodeterminati, non è un dovere, come dire, di tipo assistenzialistico o di tipo pietistico, peggio ancora. È un dovere solidaristico. Il renderli autonomi e autodeterminati rappresenta, in un contesto di autentica solidarietà, un vero e proprio risarcimento a cui hanno diritto. Cioè, se noi siamo Stato solidale e Stato sociale, il disabile grave ha diritto a un risarcimento, non a un'assistenza generica. Fino a oggi il sistema, che comunque almeno in parte ha riconosciuto il diritto del disabile grave ad avere dei contributi economici attraverso dei progetti specifici che si rifanno anche a leggi europee, che si rifanno anche a livello nazionale a delle leggi specifiche e a livello regionale, ha riconosciuto questo, però l'ha riconosciuto in un contesto di precariato, in un contesto di progetti, non attraverso una vera e propria legge che garantisce l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione ai soggetti disabili. Quindi in questo senso noi avanziamo una proposta di legge che elimini l'aspetto del precariato tramite progetti. Voi pensate che attraverso progetti i disabili ad oggi devono giustificare tutte le spese,
non hanno un'autonomia gestionale di un eventuale assegno possibile che può essere da loro gestito. Quindi da questo punto di vista la proposta di legge, che si intitola giusto appunto assegno per l'assistenza personale e la vita indipendente e per la vita indipendente e autodeterminata di persone con handicap grave, va proprio in questa direzione: superare il precariato, separare un percorso di aiuto ai soggetti con disabilità grave attraverso dei progetti specifici e rendere questi soggetti fruitori di una autonomia reale da un punto di vista economico, potendo gestire in libertà e in autodeterminazione un assegno possibile per la loro vita. Allo stesso tempo, con questo progetto vorremmo arrivare, sempre nell'ambito di un sistema di associazionismo per la vita indipendente, alla proposta di un'agenzia specialistica che si preoccupi anche di garantire una rappresentanza a livello istituzionale dei soggetti portatori di handicap grave.